Ok, rieccoci. Allora, qui stavamo cercando di costruire le mura. E la cosa mi... cioè, va bene, diciamo, non è un problema. L'unica cosa, diciamo, che in genere quando voi volete fare delle mura conviene avere una fonte d'acqua all'interno. Non tanto per bere, perché avete il pozzo, si spera. A questo punto, almeno. Quanto perché... Una volta che avete preparato delle mura, è bene fare sì che, diciamo, tutti i lavori che possono essere fatti all'interno delle mura vengano fatti all'interno delle mura. Perché ovviamente se un nano va in giro è molto facile che ci rimanga secco nel caso di un'imboscata. Quindi è importante avere una fonte d'acqua perché potete designarla come area di pesca e praticamente i vostri nani pescheranno soltanto lì, non andranno in giro. Magari anche portandosi dietro i bambini. Il problema qual è? Il problema è che, cioè, se voi vi collegate con un fiume, i problemi non dovrebbero essercene perché non credo che possa finire il pesce all'interno di un fiume. Se vi collegate invece ad una pozza come questa, è possibile che, cioè che l'acqua, che i pesci finiscano. Ora io non so se, perché quello che ho pensato è stato questo fondamentalmente, collegare qui. Chiudere, quindi tecnicamente è collegato con il brook, quindi è collegato con un fiume, quindi in teoria spero che lo conti come parte del fiume, quindi come area che non può non asciugarsi, che non può finire il pesce all'interno. Però non lo so, ci provo, poi vedremo. Quindi una cosa che... Vabbè, adesso andiamo avanti a fare il pozzo. Qui è bene lasciarlo all'esterno, credo. Sì, perché mi hanno guardato a caso ci finisca qualcosa qua dentro, almeno non possono entrare all'interno della nostra delle nostre mura. Quindi andremo avanti, credo, a creare le mura. Non mi pare che avessimo finito i materiali, ma sicuramente dovremmo fare di altri blocchi, ma forse abbiamo finiti? No. Adesso probabilmente andremo a fare robe multicolori, però. Facciamo avanti ancora un po', tipo così, che almeno non dovrebbero esserci una quantità improponibile di alberi. È buona cosa, tagliare praticamente tutti gli alberi che ci sono sulla strada prima di iniziare a costruire, però vabbè, muore nessuno. No, è 3. Facciamo. E qui lo chiuderemo, credo. In quest'area faremo un ponte levatoio. E magari faremo anche un fossato. Facciamo così, nel caso poi voglio allungarmi ancora un po'. Cos'è che c'è là in containing item? Ah, non... Cos'è questa cosa qua? Ok, uno ha usato un brewer, vabbè. Non stanno più facendo il sapone perché qui sta... Vabbè, lì sto aspettando che cresca il muschio. Non stanno più facendo il sapone perché hanno finito il lye praticamente. Bisogna vedere se c'è bisogno di sapone. Il sapone lo usano anche per lavarsi ed è una cosa, diciamo, che gli dà un pensiero positivo, quindi è bene averne abbastanza. Non capisco perché non prendono il sapone, proviamo a cambiarlo un attimo. Ma abbiamo il sapone? La domanda è questa. Zeta Stocks. A trovarlo. Penso sia in fondo perché non è di quelle cose. Bella domanda. Non ho idea di dove sia sapone, quindi presumo che non ne abbiamo.
perché noi abbiamo l'i containing item. Quindi se noi facciamo, dov'è che è il nostro wood burner, una roba del genere, quelle cose lì, insomma, credo sia qua. Allora, si fa col grasso e la cenere, quindi credo che bisogna fare qualcosa con Ashery. Sì, facciamone 5 e vediamo. Need ash, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Poi facciamo JMQ. Make. No, ash ne ho già fatti 5, quindi lie 5 e poi Q soap from tallow 5. Sto già facendolo e non l'hanno mai fatto, quindi potrebbe essere quello il problema. R, diciamo. Facciamo così. Poi, questa qua vabbè, è una roba tipo prigione. Qui dovremo mettere delle porte. Non so se le ho. Sto cercando un attimo di... Tanto che fuori staranno costruendo. A proposito di costruire, sto facendo dei blocchi. Sì, più o meno. Devo fare anche delle porte, però. Facciamone 5. Dovrò metterle però a... come si dice? Almeno aumentargli la priorità, perché presumo che si costruiscano nello stesso posto dove si fanno i blocchi, quindi se li metto dopo 30 blocchi non li faccio più. Poi, altre cose. Qui sta continuando a cacciare il capibara, mi va anche bene. I nostri tacchini non credo che siano cresciuti, diamoci una controllata, ma... dubito. Non era T forse, no. Era V allora. Q? Ok, no, Pult, quindi non sono ancora cresciuti. Perché c'è combattimento senza Capibara e il Galantine Dog, presumo? Sì, ok, però se... non so se è sempre quello che era mezzo sfasciato. Dove cavolo sta succedendo sta cosa? Questo cane qua è un hunting dog. Sì, è quello che è un po' sfasciato, però sta continuando a lavorare, vabbè. Stanno costruendo le mura. Ovviamente il problema è... cioè il problema. Uno dei possibili problemi è che una volta che io chiudo... la caccia, diciamo, non è più un lavoro consigliabile, perché è molto 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 pericoloso. Infatti fra poco temo che arriverà molto probabilmente una qualche imboscata e qualche nano ci lascerà le penne. Cioè, ne sono abbastanza sicuro. Perché un'imboscata funziona... cioè, penso davvero già spiegato, ma comunque un'imboscata funziona che... Intanto vediamo un attimo sta cosa. No, no, probabilmente è ancora il capibara che si sta lentamente... lasciando andare. No, comunque funziona che praticamente ci sono degli unità nemiche, generalmente qui non ci possono arrivare perché è chiuso. Sì, magari se mettevo quello giusto, ma sì, facciamo così. C'è bisogno anche di empty food storage, quindi dobbiamo fare Q rock pot, diciamone 10, e queste qua dobbiamo mettere max priority perché è importante. Perché non abbiamo tantissimi drinking alla fin fine. Cioè. Comunque, no, dicevo, ci sono un gruppo di goblin generalmente.
invisibili sulla mappa e rimangono tali finché un'unità che sia anche un animale selvatico, per dire, è abbastanza vicino. Il problema è che quando sono abbastanza vicini, tendenzialmente se hanno qualche arciere o cose del genere, il vostro nano è morto. Intanto, visto che mi hanno sospeso la costruzione, dobbiamo farla ripartire. Un'altra possibile opzione che voi potete fare al posto di un muro è scavare un fossato. Il fossato com'è che lo scavate? Fate praticamente channel, no? Fate channel, lo fate magari profondo 2. Stanno ancora cacciando, sì. Probabilmente ha ricominciato. Fate il profondo 2 e funziona come un fossato. Il problema qual è? È che queste mura protengono dalle frecce, un fossato no. Adesso direi di andare avanti con la costruzione, tutto sommato, sì, perché tanto abbiamo distrutto quello che, gli alberi che dovevamo abbattere. Build C wall. Abbiamo finito i gabbro blocks. Cominciamo con questi qua di kimberlite, anche se, vabbè, io non ho intenzione di fregarmene dell'estetica. A me serve che sia chiuso. Qua costruisco un ponte elevato. Allora, posso arrivare soltanto fino a qua. Beh, no, al ponte elevatoio posso anche, cioè, posso anche fare ancora un pezzo così. Anche se... proviamo un attimo a, diciamo, pianificare la cosa, perché vorrei fare una specie di ingresso protetto con una torre per gli arcieri, in sostanza, che è una cosa abbastanza, utile di per sé, anche se forse mi conviene farla esterna, perché, una buona cosa è avere delle specie di torri di guardia, in pratica. Sto pensando, perché non so se mi conviene. Perché teoricamente si potrebbe fare tipo due torri qua, no? Una sorta di ponte sopra in modo che possano sparare se qualcuno cerca di entrare. Ma alla fin fine, una volta che noi utilizziamo questo sistema, non ce ne facciamo nulla. Quindi alla fin fine mi basta un ponte elevatoio normale, credo. Ponte elevatoio che farò largo 3, quindi ipotizziamo di farlo qua. Facciamo build C wall. Lo faremo. Posso fare ancora un modulo più largo, sì. Lo faremo in quest'area qua. Quindi qui mettiamo i kimberlite e poi andiamo a vedere che altri blocchi abbiamo. Abbiamo gypsum 1. Cominciamo a fare quelli con l'ortoclasio perché altrimenti. Ebbene, non abbiamo comunque abbastanza. Aspettiamo così. Lasciamo perdere perché. Non voglio. Cioè. Aspetto un attimo di averne abbastanza. Abbiamo abbastanza Mason. A proposito. Perché almeno un altro dovremmo avercelo. Qui abbiamo Craft Dwarf. Mason, sì. Che sta facendo blocchi. Bene. Un cavallo è cresciuto. Quindi dobbiamo. Meclaia è finito, quindi adesso faranno il. Sapone. Cavallo è cresciuto, quindi dobbiamo darci un'occhiata. Non li abbiamo ancora separati, cosa che faremo abbastanza presto, però. Dovrei poter vedere. Zoom to location, no? No. Quindi bisogna trovare, vedere se è un maschio o una femmina prima di tutto. Citizens. Pets livestock. Qui non lo vedo. Z. Animals. Search horse. Abbiamo due maschi. Probabilmente questo qua è l'altro, però non posso andarlo a vedere subito. Quindi devo cercarlo.
poco piacevole, se devo essere sincero. Shay. Shay. He. Questo qua è quello forte, diciamo. Ok, questo qua invece è quello che deve andarsene un po' a quel paese. Aspettiamo che si separino, magari. Perché non voglio rischiare di ammazzare quello sbagliato. No, sì. Adesso ce ne sono tre, forse, lì. Sì. Si vogliono tanto bene quei due cavalli. La Rocchedora è finita. Qui ci sono sempre tre. Dai. No. No, vabbè, cioè, ci penserò, che cazzo devo fare. Cioè, già due era compito. Adesso sono sempre tre. Si sono separati. No, sono sempre tre. Vabbè, ci penserò fra poco. Tanto non penso che si mettano immediatamente a fare cavallini a destra e a sinistra. Abbiamo finito le porte, quindi possiamo costruirle qua. Quindi perché ne volevo mettere due? Non penso che ne volessi mettere due, sinceramente. Una cosa. Qua potete mettere delle porte o dei ponti levatoi. Io sinceramente ho fatto delle porte, ma sono meglio i ponti levatoi. Perché le porte possono, cioè i ladri praticamente possono passare attraverso le porte chiuse, mentre non possono passare ovviamente attraverso i ponti levatoi. Se voi prendete qualche ladro in una trappola e lo mettete qua dentro, anche se voi chiudete questa porta, potrebbe scapparvi per la fortezza. Meglio mettere un ponte levatoio. Build. I ponti levatoi praticamente sono utilissimi in sto gioco. Mai una volta che mi ricordo come l'hotkey, diciamo, il LOG. Well, mi sa che ho sbagliato proprio. G. Non fate errore traibile, fatelo sempre. Rises, anche se lo faccio soltanto di un blocco, quindi al lato pratico non mi interessa da che parte si alza. Usiamo. Beh, non usiamo niente di questo perché in realtà. Cioè, usiamo uno slate, ma giusto perché è qua vicino. Poi faremo anche una leva. Letti ne abbiamo. Giusto per sapere. Sì, un po' ne abbiamo. Allora andiamo avanti a fare sta cosa. Dovevo controllare come si faceva le macro, non l'ho fatto, quindi non le so fare neanche oggi. Ok, facciamone altri, un altro bel po'. JMQ, bed, facciamone 15. E poi facciamo DS, sta parte qua perché non l'abbiamo ancora fatta e poi fa lavorare un po' quei 41 nani lì che stanno cazzeggiando fondamentalmente. Non sbagliatevi a fare mine perché è un po' un disastro. Potevo anche arrivare fin qua e non mi uccideva nessuno. L'ho fatto anche dall'altra parte, quindi. Piuttosto che niente, ho lasciato il pezzettino lì così. Vabbè. Su un po' stanno lavorando. Sono tutti abbastanza felici, 49 sono molto felici, quindi positivo. Abbiamo uno che è abbastanza triste, cioè è ne neutro, diciamo. Allora, vediamo se sto cavallo qua. Se non è lui, no. Allora, andiamo a vedere che questo. No, sci. Vabbè, dovrebbe essere il terzo. Al limite controlliamo se è quello sbagliato. Allora, Horsefall, no. Cosa mi dice che questo simbolo qua è un problema del graphic pack, ma potrebbe essere il sesso, perché noi avevamo due maschi e una femmina. Sono due sacchetti e una femmina. Io direi che è questo.
proviamo. P, I, S. Vediamo quando lo vengono a prendere. Sì, lo vengono a prendere. Ok, penso che lo vengano a prendere. Ok, K. Giusto. Probabilmente allora è così. Molto più utile di... cioè, abbastanza utile come cosa. Perché... probabilmente non avremo mai l'occasione di farlo, ma se uno riesce a procurarsi dei coccodrilli, i coccodrilli fanno qualcosa come 80 uova. E controllare tutte 80 le uova, tutti tanti i piccoli per vedere quelli più buoni, è difficile. In teoria, Mexo Frontallo, penso che ne abbiano fatti un po', però. Infatti, ne hanno fatti un po'. Vediamo qui. Oh, sì, ce l'hanno, poi adesso poi vedremo, insomma. Allora, altre cose. I blocchi li stanno facendo, credo. Beh, qui stanno facendo... Ah, abbiamo tante pelli che potremmo far fruttare in qualche modo. Tecnicamente potete usarle per fare delle armature, ma io ve lo sconsiglio perché non sono buone, fondamentalmente. Però potete utilizzare, vabbè, potete fare degli oggettini da vendere, ovviamente. Potete fare quiver, backpack e waterskin, che sono le cose più utili. O bag, che sono abbastanza utili anche queste. Io adesso farei JMQ, back. Ok, ne facciamo 10. Poi faremo water, ne facciamo 10. Backpack serve per portarsi dietro il cibo. Waterpack, waterskin serve per portarsi dietro l'acqua. Penso soltanto l'alcol, non l'alcol, però vabbè. Ovviamente per i militari diciamo, in servizio. E quiver, ovviamente, serve per portarsi le frecce, le munizioni, diciamo. Facciamo 10 perché prima o poi. Diciamo che i nani arcieri sono i più. Arcieri, poi qui usano le crossbow, non le balestre, non l'arco, ma. In generale sono più utili. Sono i più utili. Stray Drake. Possiamo macellarlo. Credo che fosse. Eh no. Stray Drake sarà. Sarà qui. Perché quelli che non sono assegnati ad una. Beh, faccio prima a fare così. Search Drake. Slaughter. Gli animali, diciamo, che non sono assegnati ad una pastura di base si comportano come nani, quindi arrivano qui dentro. Stiamo facendo fine meals, giusto per sapere, perché abbiamo, molto probabilmente abbiamo parecchie uova. Quindi voglio vedere kitchen. Qui abbiamo turkey egg 233. Forse è il caso che mi metto a cucinare. J. Questi qua sono tutti i lavori che si stanno facendo, tanto per dire. MQ. Fine meal. Ne facciamo 30. Anzi, lo togliamo proprio. E facciamo Q. Fine. Non faccio lavish perché praticamente più. Livello verso lavish, più ingredienti servono, però insomma, più cibo sprecate, tra virgolette. Però, diciamo, rende anche più felici i vostri nani. Faccio fine e lo faccio in repeat. Dovrei avere una che fa brew drink in repeat, credo. Facciamo le repeat. Anzi, mettiamo anche questa qua in repeat perché tanto abbiamo bisogno di alcol, obiettivamente. Qui? Niente qua, continuano a cacciare con i capybara.
una cosa buona da fare ogni tanto, Elfi. Beh, intanto che adesso arrivano sti qua. Noi abbiamo dei Rockcrafts, vero? Dimmi di sì. Cioè, dimmi che li stiamo continuando a fare. Qui non li stiamo continuando a fare. Vediamo su. Qui li stiamo continuando a fare. Bene, allora, no. Qui devo mandare Move Goods. No, Move Goods. Vabbè, sì, anche Move Goods, però prima questo. Poi Move Goods, vediamo. Select. Finished. Ok, questi qua prima di tutto. Poi andiamo direttamente in Crafts. Togliamo questo e vediamo quelli che non sono all'interno di contenitori. Sì, magari se non tolgo quegli altri. E poi probabilmente non vengono selezionati i totem perché l'altra volta non li abbiamo venduti. Infatti. E dobbiamo farne anche degli altri di totem perché dovremmo avere parecchi teschi in giro per. Infatti adesso farei. Per fare i totem è abbastanza facile perché basta. Cioè, non è uno di quei lavori che rischiano di rovinarvi, diciamo, l'economia se ne fate troppi, perché fondamentalmente i teschi non servono a nient'altro. Quindi voi andate tranquillamente in Craft Dwarves, fate make totem, lo mettete in repeat e siete a posto. Dovremmo avere tanti di quei teschi di tacchino che. La metà sarebbero abbastanza. Dovremmo fare anche un po' di bin. So fare rock bin. Se proprio di no, eh. No, probabilmente soltanto di legno. Facciamone 20. Così siamo a posto. Dovremmo aver finito anche di fare questo. Sì. Quindi facciamo link up bridge. Questo. Quindi non abbiamo meccanismi, JMQ, mechanism 10. E qua non sono già arrivati. Sta bevendo il nostro trader. Se magari si muove. Forse, no, in genere quando arriva si mette qua in centro, quindi, infatti. Trade, vediamo cosa hanno. Allora, sempre facendo attenzione a non scambiargli roba di legno. Qui ci vuole una vita. Nest box mi servirà probabilmente, quindi non glielo do. Ah, gli ho dato direttamente il teschio. Vabbè, se lo vogliono. Ma non mi interessa. Meno che non ci fosse anche totem scritto dietro. Che non si vede però. Non lo so, sinceramente. Letter backpack? No. Spero di non avergli scambiato della roba del genere. Non lo so, sinceramente, quando poi avremo dei militari ci penseremo più seriamente la cosa. Tecnicamente, militari in realtà potrebbero anche non servire, cioè. Le trappole basta, ne avanzano. La cosa che mi dà fastidio, tra virgolette, è che loro sicuramente non avranno del. Allora, non avranno del ferro, praticamente. Comunque, qua, guardando un attimo, prendiamo il legno, non. Probabilmente tantissimo perché tanto ce li abbiamo abbastanza e loro ne vendono una quantità improponibile. Rope, prendiamone qualcuna, ma quelle che costano poco. Flauti possono anche tenerseli. Willow Cage, ne prendiamo una perché Chipmunk scimmie, possiamo farci qualcosa? No, ce ne facciamo proprio nulla di scimmie. Prendiamo queste qua però perché potrebbero servirci. Pen Swan, quindi se è un. Presumo sia un cigno, ma. Non ci facciamo niente. Asino. Beh, forse possono fare i muli, ma direi che non è il caso. Corvo possono anche tenerselo proprio.
Sewer Brew prendiamola, Pine Barrel prendiamone un po', ma visto che costano poco. Neon Blight non servono assolutamente nulla. Questi qua prendiamoli, costano poco. Prickle Berry prendiamolo, River Spirits prendiamolo, Pine Barrel, ok. Non abbiamo tantissimo valore comunque. Whip Wine, ok. Prickle Berry. Prendiamo questo. Ok, in short sword assolutamente no. La roba di legno non prendetela. Forse gli scudi, gli archi potrebbero andare bene, ma non potete fare le frecce, quindi non è il caso. Cioè, dovete comprare anche le frecce, l'unico modo per ottenerle. Chest, possiamo prenderla. Cloth, aspettiamo a prendere perché, diciamo, in generale il cloth per me è qualcosa. Ho dei soldi da spendere, li butto lì dentro. Perché comunque serve in realtà, eh. Cioè, è buona cosa averlo. Però non è così fondamentale. Anche perché potrei farlo, ma non lo faccio. Ratweeds. Vediamo queste cose. Perché è cibo, quindi va bene. Questo qua lo prendiamo. Perché un po' di splint, è bene avere. Cioè, splint, sì, insomma, cose di questo tipo. È bene averle, non ne abbiamo, potremmo farle, ma così abbiamo ancora un sacco di soldi, quindi li andiamo a spendere in qualche modo creativo. Cloth Bean. Ne abbiamo ancora una. E poi facciamo trade. Probabilmente li abbiamo pagati fin troppo, ma mi va bene, non è un problema. Facciamo Q. Trader non ci serve più. Qua quello che stavo cercando di dire un po' di tempo fa, una cosa che si può fare ogni tanto è dare un'occhiata e recuperare le munizioni. Qui ad esempio ce ne sono un bel po'. Ora io potrei fare F su ognuna, spostandomi con più e meno. È un po' lunga come cosa. Dovrebbe esserci un'altra opzione. Cioè, c'è un'altra opzione, spero che sia qua dentro. Forse X, no, remove construction, no. Non è qua. Ok, perché c'è un modo per fare mass claim o mass forbidden, una cosa del genere. Quindi voi selezionate un'area. E mi serve saperlo com'è, perché poi forse. Forse era qualcosa. Qui non posso andare su con più e meno. Quindi non ce ne sono altre sotto. Remove designation, forse X. No, non è sicuramente quello. Ero abbastanza convinto che fosse qui. Carve track. Carve track, fra l'altro, non so neanche che cosa sia. Up and down. No, qui non c'è sicuro. Cioè, non c'è sicuro. Ero convinto che ci fosse, ma non c'è. In I direi che non è, a meno che non fosse. No, direi di no. Civilization designation, unit list, no. P? No. No, non mi viene in mente. Vabbè, ci guarderò se mi ricordo. Probabilmente non mi ricorderò. Siamo sinceri, però vabbè. Facciamo F. F. C'è un po' di roba lì dentro, anche poco piacevole sotto certi punti di vista. F. Poi altri posti. C'è altre munizioni in giro per il mondo. Dobbiamo farne un po' di munizioni. I Bone Bolt, parliamoci chiaro, sono buoni soltanto per la caccia, non certo per la guerra. Però, meglio che niente, insomma. Come anche quelle di legno, eh. Qui apparentemente non c'è nient'altro. Cioè, vabbè, un coboldo che è un cadavere di coboldo che ormai sta andando a quel paese. Ci mettono un sacco di tempo per decomporsi. Forse non si decompongono proprio del tutto. Qui abbiamo delle munizioni. F, F, penso che sia finito. Sì, dai. Se ce ne sono degli altri, prima o poi li vedrò. O se non li vedrò, amen. Il nostro, dov'è?
Dov'è il nostro vampiro? Units. Allora, era un fish cleaner, forse, una cosa del genere. Craft Wars. Era questo qua. Mi pare. Facciamo così. View. Era questo qua. He's happy to be free. Ma non è free. Nessuno ha detto che era free. Faccio. Io non ho mai detto che era free. Assign animal non posso assegnarlo come animale. Posso fare qua? Non c'è un'opzione crime, forse qua. Justice, ok. Non posso tipo sentenziarlo o qualcosa? Sentenziarlo. Dai, lo metto, ce lo metto lo stesso qua però. Faccio una barrow. Anzi, qua sotto proprio. Make barrow. Così almeno lo teniamo lontano dalle persone, no? E non si mangia nessuno possibilmente. Se riesco magari a selezionarlo. No. Ah, è V normale, non è. Ho barrow 1 che non mi serve, sì. Queste qua poi serviranno quando arriva, diciamo, un attacco. Vediamo come si usano quelle cose più che altro. Dovete pensare comunque che siano come dei bunker a lato pratico. C. Search. Made tob. Questo qua. Probabilmente Goblin Master Thief e un Goblin Thief. Ok, questo qua gli ha fatto qualcosa ma non gli ha fatto niente. Questo qua che sangue è? Capibara. Beh, capibara, ok, vabbè, qui hanno sangue di capibara dovunque. E comunque mi aspetto un attacco di un'imboscata abbastanza presto. A proposito, avevamo un tizio che non poteva più camminare, forse, o no? No, era morto, ok? Niente. Allora, che adesso dovremmo avere abbastanza blocchi, quindi facciamo. Avevamo detto. Vabbè, non mi ricordo più di fitto dove volevo fare il punto elevatoio, ma adesso lo farò da un'altra parte fondamentalmente. Quindi facciamo build C wall. Facciamo così, ma sì, chi se ne frega. Abbiamo 6 blocchi di ortoclasio, vabbè. Abbiamo un po' di blocchi di cobaltite e abbiamo tanti blocchi di grabbro, va bene. Facciamo a questo punto un ponte elevatoio. Bridge. Potete farlo un po' come vi pare. L'importante è che lo fate alzare dalla parte giusta. In genere lo faccio così. L'importante è che sia largo 3. Potete farlo più lungo se volete utilizzarlo un po' come Atom Smasher, ma bisogna, insomma, bisogna pensarlo un po' meglio prima, diciamo. Sempre in gabbro blocks, così almeno il colore è lo stesso, come se me ne fregasse qualcosa. C wall, non li volevo andare fino a fondamentalmente qui.
Ovviamente c'è una cosa, una volta che finiamo questo muro, non siamo ancora chiusi dall'esterno, perché possono ancora arrivare dalle alture sopra di noi, quindi dovremo chiudere anche quello. Probabilmente non abbiamo abbastanza per... No, ce l'abbiamo. Beh, gypsum... Devo settarlo per non utilizzarlo in quel modo, perché non mi... Non, insomma, non è il massimo. Dobbiamo fare... Z... Perché si possono, se andate in stone potete un attimo cambiare un po' di cose. Gypsum. In teoria non dovrebbero utilizzarlo. Set. Non so perché l'hanno utilizzato. Boh. In teoria, da come sembra qua, non dovrebbero essere utilizzabili. Facciamo una cosa intanto però a sto punto. Gypsum plaster dovrebbe farsi al kiln, forse, una cosa del genere. Qui possiamo fare un po' di cose. Proviamo a fare build. Workshop. Forse non è qua. Dovrebbe essere in tipo in furnaces. E o Y. Dovrebbe essere kiln. Che serve anche per lavorare la. Abbiamo un po' di iron bars, sì, però. Cobaltite blocks. Facciamo gabbro che è qua vicino. Tanto se ne frega. Snatcher. Ma va. Sì, ok, devo chiudere in fretta. Perché non... Cioè, cominciano ad esserci un po' troppa gente che gira vicino alla nostra fortezza. Vediamo se sotto sono cresciuti abbastanza l'erba. Ma penso che quei cavalli lì possano anche andare qua, quantomeno quelli piccoli come avevo deciso. Tanto prima o poi crescerà, insomma. G. Abbiamo un po' di roba che dovevamo mettere dentro, vabbè. Non sono ancora morti, il che è positivo. Sì, tanto tre cavalli ci stanno qua. Hai voglia, penso. Però qui, mi pare che c'avevo anche questo qua, ma verrà un attimo un po' andato a quel paese. Comunque in questa, diciamo G, ci mettiamo dentro questo e questo, che probabilmente sono arrivati con qualche migrante, non lo so. Un altro lavoro che dobbiamo fare, come detto, c'è il pericolo, no? Che possono arrivare da sopra, perché qui comunque c'è uno slope, quindi salgono qua, scendono qua, addio, addio muro. Il modo per fare cose del genere è fare di... Perché comunque, salvo qualche tipo Forgotten Beast, non attraversano mai. Non possono salire da un livello all'altro senza avere una rampa o cose del genere. Non posso neanche scendere, se no cadono e si fanno male e spesso ci restano anche secchi e in generale da soli non lo fanno. Quindi non dobbiamo tirare via tutte le rampe, basta tirare via quelle interne, perché comunque qualcuno può anche salire qua sopra, ma certamente poi non salta giù. Dobbiamo fare remove ramp. Che Z? Dobbiamo fare... Cominciamo a fare così, ci vuole un po' di tempo perché bisogna fare un attimo un lavoro un po' preciso. Oppure uno potenzio, sì, oddio, si può fare anche un po' più in fretta della tutta. Ma... Perché già se faccio così, sì, magari andavo un po' più in là, facevo tutto in una volta.
Adesso, tanto per vedere una cosa nuova, diciamo, e cominciare a fare qualcosa che comunque dovremmo fare dopo. Ma prima di tutto dobbiamo fare DH, collegare questo con questo, quindi dobbiamo fare così. E poi direi di collegare anche questo con questo e questo con questo. Quindi sono tutti collegati insieme adesso. Noi facciamo I. Sì, facciamo così, tanto chi se ne frega. Facciamo quest'area, la facciamo come phishing. E qui adesso loro di default cominciano a pescare qua. Quando è finita la roba, i pesci qua dentro, vanno a pescare lì dentro, dall'altra parte, insomma. Però noi possiamo fare set build, no, non era set building, task preferences, era ESC options, no. Set orders. Ok, questo qua. Quindi dobbiamo dire che Dwarves Activity Zone Orders. Anziché dire prefer zone fishing, zone only fishing, cioè loro pescano soltanto lì. Adesso vabbè, quello lì andrà lì un attimo, però poi la prossima volta dovrebbe andare a pescare soltanto in quelle aree. Cosa è successo adesso? Ci sarà qualche Nacer. Tanto è nato un cavallo. Dove cavolo è? Ah, beh, tentano tutti di entrare, ovviamente. Se mettiamo delle trappole non vanno bene perché comunque ci passano sopra. Quindi, cioè ci passano sopra. Beh, i coboldi ci passano sopra, questi qua no, però ad esempio i caravan non ci possono passare, quindi non è una cosa particolarmente furba. Metterne un po' qua potrebbe essere un'idea, però, perché generalmente o ci arrivano da sopra o ci arrivano da sotto. Si può fare una cosa interessante, che adesso magari la vediamo. Diciamo, fare in modo che passino sopra le trappole. Intanto è nato un cavallino, quanto ho visto, quindi dobbiamo metterlo qua. Grazing, abbiamo un altro stray horse foal. In questo modo, quando crescono, lo vediamo subito. È arrivato l'estate, forse? Se si muove. Summer. Allora, un'altra cosa che è da fare, giusto per far lavorare quelle persone, è fare i engravestone, anche questi qua. Se cerchiamo di fare tutto, non dover fare 44 volte come prima. E poi dovremo probabilmente piazzare giù qualche letto. No, ve lo faccio nella parte, cioè se riesco alla fine di questa oppure nella parte dopo, perché voglio far vedere una cosa. Ora, il pathfinding, diciamo, del gioco non è, diciamo, così perfetto, nel senso che ci sono un po' di problemi. Prima di tutto, vabbè, qua adesso abbiamo fatto non soltanto un ingresso, quindi dobbiamo assicurarci che il 3D pot sia accessibile, cosa che probabilmente non è, e lo vedremo subito, perché se io vado qua, no, faccio D. Non è accessibile, cioè loro riescono soltanto ad arrivare fino a qua. Per qualche motivo non vanno oltre, perché c'è il mio. Sì. Se faccio però T, faccio fuori un po' di alberi qui, tipo. Adesso dovrebbero riuscire ad entrare in quest'area. Facciamo fuori questi. Qui facciamo fuori questi alberi. Facciamo
perché ovviamente dobbiamo assicurarci che il 3D sia accessibile, in modo che anche, diciamo, i mercanti che abbiamo adesso possano andarsene, e quella è un po' una cosa importante. Diciamo così, adesso dovrebbero riuscirci. Come dicevo, il pathfinding non è molto, molto ben fatto, diciamo, un altro snatcher. Vabbè, prima o poi. Quindi se voi fate, cioè ci sono dei modi, diciamo, per fare dei choke points, si dice, quindi delle aree dove è molto probabile che ci passino gli animali. Un modo è, ad esempio, costruire un grosso fossato, diciamo, se voi si fate un fossato questo, insomma, rettangolare, no? Quadrato. Negli angoli è molto probabile che ci passassero, perché ad esempio se io voglio andare. Come faccio? Vabbè, immaginate che sei molto più grande, se voglio andare da qui a qui, devo girarci intorno e qui in angolo ci passo, perché faccio sempre la strada più corta, ovviamente. Quindi quello è un modo, però qui non. Beh, qui sarebbero delle posizioni abbastanza buone, ad esempio. Però al di là di questo, se voglio fare. Se voglio farle, diciamo, nel pieno del. Dove non c'è nulla, modo migliore è fare delle croci. Si mettono in angolo praticamente. Facciamolo con mining, giusto per farlo vedere meglio. Cioè, io faccio delle robe di questo tipo, abbastanza grandi, ma non è quello che voglio fare. Comunque, oddio, potrei anche farlo più avanti. Li metto qua. In queste aree è altamente improbabile che ci passino, ma qui, questi blocchi qua, è molto, molto probabile. Qualcosa di simile si può fare anche con l'ingresso, però non è così efficace, ma si può fare qualcosa di simile, perché l'ingresso di per sé ha di buono che i ladri cercano di arrivare lì. Però noi non possiamo metterci le trappole perché i caravan non ci passano sopra. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo fare B, C, Wall. Lo allunghiamo un po' così. E metteremo delle trappole qui, che non bloccano il passaggio, ma che comunque aiutano. Abbiamo dei blocchi? La domanda è questa ora. Sì. Dobbiamo anche costruire una leva adesso. La metteremo sempre nella sala da pranzo. Facciamo D, no, B, T, L. Facciamo Q, no, Q. Ho messo dei punti per. Ok, no, non li ho messi. Quindi facciamo Place. Facciamo così. Interno. Perché il punto elevatorio è interno. E questo qua faremo esterno. Perché è quello più esterno. Intanto sì, adesso abbiamo fatto parecchi drink, quindi possiamo togliere un. Vabbè, li abbiamo anche comprati, c'è da dire, però per il momento posso togliere questo. E abbiamo il nostro vampiro che è contento perché è da solo. Possiamo fare build C wall. Tecnicamente probabilmente più lo fate lungo, più è efficace, ma a me non interessa. Insomma, giusto per avere un po' di prigionieri, giusto in realtà, perché è una delle, diciamo, gestire i prigionieri non è semplice, per cui volevo un attimo farla vedere. Perché poi fondamentalmente non è che manchino tante cose, appunto, gestione dei prigionieri e la come un attimo difendersi durante un assalto, cose così. Un'altra cosa, questo
Yak Bull è cresciuto, quindi dobbiamo fare qualcosa. Bull. Questo qua ci dà tanta carne. Ok, ora andiamo avanti a fare il muro. Tanto che sono le ultime cose che faccio in questa parte, ovviamente, perché... Mi sa che ho finito pure i... Non ne ho ancora abbastanza per finire questo pezzo. Facciamo così. Andiamo a fare i letti e meno piazzarli. Farli ci vuole troppo tempo per il momento, cioè fare le camere da letto. Questi qua dovrebbero essere abbastanza per tutta la fortezza, perché se non avete cambiato le impostazioni, c'è il limite, mi pare, di 200 nani. Ora, qua non sono 200 letti, però... Se non vanno tutti a dormire insieme, dovrebbero bastare. Ne lascerò alcuni non come camera da letto, quindi se qualcuno vuole andarci a dormire ci può andare. Altre cose. Dovremmo piazzare la... come si dice? Piazzare la leva, collegarla, ma per il momento... Sì, insomma, non c'è fretta per quello. Invece per costruire le trappole, solita cosa. Cage trap. Importante metterne una qua subito. Un'altra qua. E qua è già abbastanza, diciamo, per quasi sicuramente beccheremo qualche ladro. Vediamo se il depot è accessibile. Sì, quindi possono andarsene. Non fanno una bella strada perché abbiamo il butcher in una posizione un po' pessima, però. Cioè, probabilmente dovrò spostarlo in un'area come questa. Tanto prima che mi dimentichi c'è un'altra cosa che devo fare, perché poi la prossima parte non mi ricordo già più e continua a accumularsi, perché se io guardo con tutta probabilità, adesso magari faccio una stronzata, però... Ma anche in kitchen dovrei vederlo. No, kitchen no perché non si può mangiare. Stocks, plants. Beh, pamplemmes ne abbiamo un sacco. Non abbiamo pigtail. Probabilmente magari non me le segna qua. Perché non li abbiamo più toccati i pigtail, quindi dovremmo... Boh, magari non so come facciamo a non averne, sinceramente. No, perché abbiamo sempre process plants, quindi lo stiamo già facendo. Niente, allora. Ecco perché. Perché lei c'è? No! Il nostro vampiro è diventato un mayor. È diventato il sindaco. Non so sinceramente quale sia il problema alla fin fine, però... È una cosa molto comune, devo dire. Thief. Coboldo. Non dovrebbe aver rubato nulla. Dovremmo avere abbastanza trappole, credo. Finiamo questo muro se ci riusciamo. Cos'è sta roba? Civilization. Ah, ecco, quindi sì, abbiamo i goblin abbastanza evidentemente. Non avevo mai schiacciato sto tasto in vita mia, credo. Build C-Wall. Se abbiamo abbastanza blocchi. Micro clean. Sì, ce li abbiamo sicuri perché avevamo anche qualche... Ok.
Il nostro muro è finito, siamo ufficialmente diciamo, chiusi dall'esterno, anche in modo un po', cioè abbiamo un po' di spazio, diciamo, all'esterno prima di essere chiusi. Spero di avere abbastanza trappole, abbastanza gabbie, penso di sì. Vabbè, comunque direi che per questa parte è tutto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video, ciao!